Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Sono mancata nuovamente perché il puma sta mettendo i dentini, quindi è molto più complicato riuscire a girare i video, molto più complicato del previsto, perché fatica a dormire. Comunque, oggi video haul baby, gli ho preso un po' di cose, dato che gliele ho prese già da un po' di giorni, perché oggi è giovedì, gliele ho prese venerdì e sabato scorso, devo ancora lavarle e metterle via, ho detto boh, oggi vedo se sta buono 10 minuti e vi faccio il video. Prima di iniziare vi dico che sulle labbra ho Closer di Nabla e sugli occhi come eyeliner Royal Blood di Nabla, perché so che tanto me lo chiedete sempre e alla fine magari non ho tempo per rispondervi ai commenti, ve lo dico direttamente qua. Questo non è il rossetto, ma sono i rossetti liquidi, quindi non quello in bullet, non i Diva Crime. Iniziamo, ho preso un po' di robe da Primark ad Arese, poi una cosina in questo negozio qua e poi basta, perché gli avevo preso delle cose da Kiabi ma le ho già messe via, tanto la roba che vi faccio vedere qua è parecchia. Ah, e poi gli ho preso due cose da Ikea, ho preso un altro copri materassino per il fasciatoio, questo qua, che viene sui 6 euro, perché comunque 3 sono meglio di 2, visto che quello spiciazza ovunque. E poi gli ho preso anche questi qua, che glieli avevo già comperati, adesso che la roba comincia a essere un pochettino più grande. Poi da Primark gli ho preso anche questi, che io prediligo perché sono molto più sottili, un po' più piccolini come potete vedere, e ci sta più tanta roba. Calcolate che questi qua, ovviamente si è incastrato, 10 li ho pagati solo 4 euro, mentre questi qui 8, se non mi sbaglio all'incirca, sempre una cosa del genere. Iniziamo con i vestitini. Allora, da questo negozio qua gli ho preso questa magliettina, 12 mesi perché comunque vestono poco, l'ho pagata 10,99 euro, chi è il più forte sono io con sopra Batman. Poi gli ho preso quella di Superman anche, sempre a 10,99 euro, sempre 12 mesi, non si discute, sono io il più forte con sopra Superman. Ho già dei capi di questo brand e hanno un cotone molto molto carino. Le magliettine non costano tanto, invece le altre cose costano un pochettino di più. Vi avevo fatto vedere tipo il completino con i pantaloncini verdi che gli avevo preso per andare alla mia premiazione a Milano. Poi da Primark gli abbiamo preso questi calzini qua, che ora non sono per adesso, sono per quest'autunno, però ci piacevano con tutti i lampi, fulmini, boom, così. 5 paia, le ho pagate solo 3 euro. Poi sempre da Primark ho preso tutti questi body qua, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dovrebbero essere 8. Comunque dovrebbero essere 8, questi qui in cotone bianchi, semplicissimi, con varie figure. Comunque sempre sul bianco e grigio, perché sono i colori che io prediligo per il bambino, anche perché come body non mi piace mettergli la roba scura a contatto sulla pelle. Comunque tutti 8 sono sicura, non so dove l'altro, li ho pagati 10 euro. Poi da Primark ho preso queste magliettine qua a 1,75 euro, per tutti i giorni le trovo fantastiche. Ho preso questa, poi questa qui, questa l'ha scelta il suo papà, poi questa qua da 1,5 euro, sempre a 1,75 euro, poi verde così e infine come magliettine basta. Gliele ho prese di questi colori perché lui, essendo bianco come me, ha bisogno di colori molto vivaci, oppure del bianco o dello scuro, perché sennò sembra poverino che è malato. Poi sempre da Primark a 1,75 euro, pantaloncini da abbinare sotto le magliettine per stare in casa,
e gli ho preso questi, poi questi qui con le bananine, che però sono in completo con la canotta che è qua, l'ho vista prima, eccola qua, sentitelo che si sta lamentando. Poi abbiamo preso questa maglia a 1,25 €, ma guardate che bella, my dad is the best ever. Sempre a 1,75 € gli ho preso questi pantaloncini con i dinosauri. Oggi qua siamo tornati in due, aveva perso il ciuccio, adesso è qua accanto a me, quindi se sentirete dei casini è il super nano. E poi sempre da Primark ho preso questa maglia, ah no, questa l'ho presa da Chiavi, questa maglia a 7 €, con sopra l'evoluzione di Batman. Poi questa qua l'ho presa sempre da Chiavi, se non mi sbaglio, sì è il completino di Chiavi, e ho pagato 15 € il completino, cioè la maglia così e il pantaloncino sotto così. Queste cose qua ve le ho già fatte vedere su Instagram, però oggi volevo farvele vedere anche qua. Poi sempre da Chiavi per 7 € gli ho preso questi, che li trovo fantastici, con sopra le conchiglie per quando andiamo al mare. E sempre da Chiavi ho preso questa qui a 7 €, questi pantaloncini qui a 7 €, perché gli avevo comprato delle magliettine scure e secondo me stanno bene qua sopra. Adesso appena si deciderà a venire bel tempo, perché qua a Torino oggi 31 di maggio fa ancora un monsone ogni giorno e diluvia. Da Primark ho preso questi pantaloncini a 6 €, che avevo trovato da tutte le altre parti a di più. E poi sempre da Primark ho preso questa per andare a fare la nanna a 6 €, oppure per stare in casa, un pagliaccetto così di cotone semplicissimo. E il suo papà da Primark ha voluto prendergli questa salopette, 12 €, maglia e salopette, maglia a righe blu, che è un negozio che la roba costa un attimino di più, però il cotone lo sentite che è totalmente diverso. Gli ho preso questo pagliaccetto qua invece per tutti i giorni, per quando farà molto molto caldo, e secondo me è carinissimo. Il cotone è tipo quello di Benetton, totalmente diverso. Un altro pantaloncino che avevo preso da Primark a 1,75 € è questo qua blu, che secondo me sotto la maglia rossa o sotto la maglia verde sta benissimo. Ovviamente quelle sono cose per tutti i giorni. E poi gli ho preso questi qua da Primark, 5 €, guardate. Oh, quanto sono carini, cioè mi diverto un sacco andare a prendergli le cosine così. E poi niente, gli avevo preso dell'altra roba sempre da Chiavi, che però ho già messo via, e poi un sacco di giochini. Adesso sta proprio imparando a interagire con tutte le cose, comincia a prendere, mette in bocca. Poi non posso più lasciarlo da solo, perché lui prende, si gira, cioè come lo metti non lo ritrovi più. Perciò ecco perché faccio molta fatica a fare i video. Adesso per esempio è tutto legato sul passeggino, ma non so quanto durerà. Vi faccio vedere due cose che mi ha mandato una ragazza che si chiama Stefania, che fa lei, e sono delle cose per la dentizione che trovo alquanto fantastiche, e Nicolò le sta utilizzando tantissimo. Allora, una è questa collana che in pratica il bambino tocca e mette in bocca mentre ce l'ho in braccio, perché adesso mette in bocca veramente tutto. E poi questo giochino qua, fatta in materiale apposito per i bimbi, per la dentizione, tutto lui questo qui lo sta adoperando tantissimo.
qualsiasi cosa, qualsiasi pallina o no, e anche questo lui lo mette in bocca e lo ciuccia. Quindi io vi lascio il link di Instagram della ragazza che fa queste creazioni qua, perché le trovo alquanto fantastiche. Lei vive in Francia ma spedisce ovunque, quindi non c'è nessunissimo problema. E ci tengo davvero tanto a farle un po' di pubblicità, perché mette tantissima passione in quello che fa. Poi lei comunque è mamma di due bambini e anche lei ha un bimbo leggermente più grande del mio Nicolò, che si chiama Nicolò anche il suo. Quindi questo è quanto, questo è tutto quello che io ho preso per il momento per affrontare la bella stagione che non c'è. Prossimamente vi girerò anche il video delle cose che uso per la sua skincare, quindi stay tuned, non so quando tornerò, magari ci sarà un video dietro l'altro, magari mancherò ancora un mese. Comunque grazie per aver guardato questo video, ci vediamo al prossimo video se vi va, e ricordati di aprire la tua finestra che il mio bacino ti arriva. Ciao!